Non ci capisci un cubo? Questo video è dedicato ai principianti assoluti. Oggi vedremo un caso che capita spesso. Per gestire oggetti complessi, come ad esempio un letto con cuscini e coperte, non sapendo come spostare, scalare, ruotare il tutto, in molti cadono nella tentazione di fondere tutte le mesh in una unica. Altre volte ci capita invece di ricevere modelli da altri o di importare oggetti complessi creati da altre applicazioni, con il risultato di avere un unico polpettone facile da gestire, sì, ma difficilissimo da modificare. Per esempio, vogliamo cancellare o spostare uno di questi cuscini. Ecco, prima di vedere come si fa, lasciatemi dire una cosa. È bellissimo seguire tutorial che vi fanno creare cose incredibili in poche decine di minuti, ma questo non vuol dire che dopo saprete usare Blender. Il mio consiglio è quello di seguire almeno un corso base. È più noioso, è vero, ma poi vi si apriranno tantissime porte. Potrete trovare questo corso qui, sul mio canale YouTube, e molti altri nel sito blender.it prodotti dall'associazione Blender Italia. Ma torniamo al nostro cuscino. Se entriamo in Edit Mode, vediamo tutta la mesh, molto complessa in certi punti, un po' più semplice in altri, ma come facciamo a selezionare per esempio quello che ci interessa? Vogliamo cancellare questo primo cuscino. Non possiamo andare a selezionare vertice per vertice, sarebbe una cosa lunghissima. Abbiamo visto nel corso base e nel corso di modellazione quali sono i metodi per selezionare diversi tipi di facce, diversi tipi di vertici. Il più veloce in assoluto è quello di posizionare il cursore del mouse sulla mesh sulla quale vogliamo agire e premere il tasto L. Molto semplice. Blender seleziona per noi tutta la mesh. Questo cuscino in particolare ha un ulteriore mesh che costituisce questa specie di corda. Quindi semplicemente spostiamoci su di essa e premiamo nuovamente il tasto L, ripetendo le operazioni finché non abbiamo selezionato tutto. Ecco, a questo punto possiamo spostare il cuscino, ruotarlo, scalarlo, eccetera. Ma come possiamo fare per rendere la cosa ancora più veloce? Anzi, proprio per ritornare ad avere tutti i nostri oggetti belli separati in modo da poterli gestire più facilmente. È molto più facile farlo che dirlo. Selezioniamo tutto con il tasto A, premiamo il tasto P per richiamare il comando Separate e selezioniamo l'opzione By Loose Parts. Quindi usciamo da Edit Mode. Blender ha preso ogni singola parte separata e ne ha creato il relativo oggetto. Quindi adesso potremo selezionare qualsiasi parte del nostro letto e gestirla come avremmo desiderato. Se volete invece vedere come fare per spostare contemporaneamente tutti gli oggetti pur mantenendoli separati tra di loro senza unirli in un unico polpettone, ecco, vi invito a seguire il corso base. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito e ci rivediamo presto.